tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione. Oggi vi voglio parlare di un titolo che ho recuperato durante il Tarleton Comics. Un titolo che molti di voi mi hanno consigliato perché sanno che sono un amante del genere horror e di tutte quelle storie che sono molto raccapriccianti e contorte. L'avevo adocchiato davvero da tantissimo tempo e quindi ne ho approfittato della fiera per recuperarlo. Sto parlando proprio di Coraline, tratto dal romanzo di Neil Gaiman, adattamento e illustrazioni di Craig Russell, edito NPA e prezzo di copertina di 12€. La storia vede proprio come protagonista la nostra Coraline, una bambina, un'adolescente, una ragazzina che si è appena trasferita con i suoi genitori in questa nuova casa, che è in qualche modo suddivisa in una maniera molto particolare, perché al piano terra ci sono due sorelle che hanno avuto un passato da soubrette, da dive. Invece nel piano più alto vive un signore abbastanza raccapricciante che dice di addomesticare, di insegnare a dei piccoli topini spettacoli. Quindi potete già capire che già si trova in un ambiente abbastanza strambo. La casa è davvero molto bella, la casa è davvero adatta proprio per una ragazza come lei, una ragazza che è sempre molto dinamica, ama l'esplorazione. E proprio il suo amare l'esplorazione le fa scoprire una porta murata. Parlando proprio con la mamma, quest'ultima dice che la porta è stata murata perché dall'altra parte c'è un altro appartamento che è vuoto. Quindi per dare anche un po' di privacy alla famiglia si è deciso proprio di murarla. Coraline vive in un momento in cui ha bisogno proprio di attenzioni, come è proprio indicativo proprio da quell'età, e i genitori tra lavoro e altro non riescono proprio a darle tutte le attenzioni del caso, quindi anche un po' di frustrazione. L'ambiente intorno a volte non è proprio il massimo perché è un po' una casa isolata e quindi passa tutti i suoi momenti tra noi e scazzo più totale. Ma se c'è una cosa che attira proprio l'attenzione è proprio questa porta murata. Cosa c'è dietro questo muro di mattoni? E un giorno, spinta proprio da questa grande voglia, questa grande curiosità, apre la porta e trova un lungo passaggio nero. Un passaggio nero che sembra proprio che la porti in un'altra dimensione, la fa ritrovare nella casa, nella stessa casa dove si è appena trasferita, ma con dei genitori diversi. Dei genitori, come verranno chiamati, l'altra madre e l'altro padre, che non hanno proprio delle fattezze umane, sono un po' particolari. Inizialmente daranno tutte quelle attenzioni che la ragazza manca. Ma, come un po' la vita ci insegna, non è tutto oro ciò che luccica, e dietro una facciata così carina, così coccolosa, di due genitori apprensivi, si nascondono dei veri e propri mostri, perché soprattutto la madre sarà un essere molto inquietante e che metterà molto in difficoltà la nostra ragazza, impedendole di ritornare a casa. E qui si aprirà tutto un grande spiraglio, si aprirà proprio la vera e propria trama del nostro racconto, dove vedrà la nostra povera Coraline intenta a sconfiggere in qualche modo, ingannare in qualche modo l'altra madre e ritornare a casa. Ovviamente non sarà facile e ci saranno tantissime peripezie, missioni, esplorazioni da compiere. Personalmente l'ho trovato un titolo molto disturbante e davvero molto terrificante, ma perché non è quell'horror, quel thriller splatter fatto di sangue, budella dappertutto in ogni dove. È un titolo molto psicologico, è un titolo che ti crea molta suspense, che ti crea davvero molta ma molta ansia, soprattutto perché ci sono dei dettagli ben precisi. Io rimanevo sempre terrorizzato da queste lunghe mani leggermente appuntite della madre, questa faccia, questi occhi che poi gli occhi non sono, questa bocca un po' deforme, poi tutto l'ambiente intorno era tutto molto più disturbante, i vicini erano completamente fuori di testa, è tutto funzionante e per tutta la durata del tempo avrete proprio questo senso d'angoscia, questo senso di ansia che
vi lascerà solo all'ultima pagina, cioè una volta che finirete il titolo vi sentirete liberi, cioè finalmente l'ho finito e finalmente questo senso di angoscia è completamente terminato. Il nostro fumetto è strutturato in questa maniera: sulla copertina ci sarà la nostra povera malcapitata, la nostra ragazzina, la nostra Coraline, e una volta che apriremo e sfoglieremo questo bellissimo fumetto ci accorgeremo della bellezza dei disegni, soprattutto della colorazione. Io penso che i disegni siano qualcosa di realmente ben fatto, perché ti trasmettono il senso del romanzo, questo grande senso di inquietudine. E quello che mi ha sempre abbastanza colpito sono i tratti, i volti dei vari partecipanti, dei vari protagonisti, soprattutto quello dell'altra madre, che è, penso che sia proprio l'antagonista per eccellenza, il nemico per eccellenza, che è proprio disturbante. C'è una scena in cui lei decide di mangiarsi degli insetti e credetemi, io quella scena realmente mi sono sentito male, perché tra l'altro nella mia testa immaginavo anche il suono di questi insetti che venivano sgranocchiati, quindi non è proprio, cioè è una scena davvero molto ma molto disturbante. E poi, come sempre, voi sapete che io sono un amante delle tinte pastello, di queste tinte, di queste colorazioni molto soft, molto delicate, e anche qui ne troveremo davvero tante, soprattutto quando le vicende si sposteranno all'aperto. Voi vedrete proprio la bellezza dell'ambiente circostante e anche dei momenti in cui diciamo che l'atmosfera diventerà più rarefatta e diventerà più particolare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate il titolo, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e soprattutto perché vi ricordo sempre che qui sotto nell'info box troverete il link Amazon per acquistare questa meraviglia e i link a tutti i miei vari social network. Vi ricordo anche di mettere un bel pollice in su per supportare tutte le mie recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura e Coraline vi salutano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!